4 novembre che siamo riusciti a celebrare, abbiamo celebrato in forma ridotta la nostra patrona Santa Cecilia e adesso questa sera riusciamo a fare il concerto di Natale. E quindi noi lo sogniamo ovviamente per tutti voi che siete qua presenti, che così temerari siete venuti questa sera ad ascoltarci, ma lo sogniamo anche per tutte le altre persone che sicuramente avrebbero voluto venire, ma per vari motivi, credo anche proprio forse anche un po' di timore, no? Di fronte comunque al Covid che sta tornando e magari ha preferito stare a casa. E io stasera devo ringraziare però alcune persone velocissimamente, il nostro sindaco, tutta l'amministrazione comunale, perché comunque in questi mesi ci sono stati vicino, abbiamo fatto tanti ragionamenti anche insieme e anche tanti programmi per il futuro. Provo a far tutti anche l'impiego delle aule qua sopra, che per noi sono importantissime e l'amministrazione in questo senso ha fatto molto di più di quello che era in previsione. Ringrazio il consigliere Massi che questa sera è qui in rappresentanza della provincia, grazie di essere venuto questa sera e ringrazio anche la nostra mascotte che c'è sempre, ci accompagna, Gianni. Io anzitutto a tutti e tre un applauso. Ovviamente che pian piano, nel tempo, le situazioni migliori, si sa, i mali vengono, come si dice, a cavallo e vanno via piedi, quindi ecco, qui sia una convalescenza pian piano per il nostro paese e quindi il prossimo anno si torni di nuovo a regime come negli anni passati. Io chiamo subito qui vicino a me il sindaco, che vuole dire due parole, e auguro a tutti voi un buon concerto di Natale.